All'Andrangheta vogliono mettere in piedi a San Luca. Volevano fare la cosa tipo mafioso. San Luca a Milano, al nord. È uno stralcio di un'intercettazione ambientale riportata nell'ordinanza di custodia cautelare a firma della GIP di Monza Pierangela Renda nell'ambito della maxi indagine che si è conclusa ieri con 27 misure cautelari, di cui 21 in carcere, eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Milano. La conversazione tra Massimo Sculli e Rosario Sarcone, considerati dagli investigatori tra i principali punti di riferimento della mafia calabrese a Seregno. Un ruolo cruciale e shock rivestono infatti proprio le intercettazioni effettuate dalle cimici delle forze dell'ordine. Fanno scalpore quelle del sindaco di Seregno, Edoardo Mazza, ai domiciliari con l'accusa di corruzione, intercettato alla fine del luglio 2015 mentre parlava al telefono col costruttore Antonio Lugarà, anche lui in cella. Mazza avrebbe assicurato il proprio intervento per far ottenere all'imprenditore il via libera per edificare un centro commerciale, in cambio però di un pacchetto di voti per l'elezione del giugno precedente a primo cittadino. Oltre alla corruzione, al centro delle indagini, anche traffico di droga e distorsioni. Tra gli arrestati è spuntata anche una talpa all'interno della procura di Monza. Un addetto alla sezione definizione affari semplici è infatti ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento. Ieri sera sono stato giù a Milano, nella regione, parlando già di consigli, ho sistemato la questione lì. Gli diamo lo stacco, li facciamo collaborare. Il Presidente del Consiglio la diamo per dire che è una situazione di cui la trasparenza e fiducia, l'assessore lo prendiamo esterno, per poter fare che si comporta bene. Non sono contento che sia meglio, dai. Pian pianino vedrai che ci facciamo la nostra nicchia, poi verranno tutti da noi. Perché non è Edoardo, io a 62 anni non voglio essere preso in giro da nessuno. Mi dispiace, è una cosa che non va bene. No, basta, sta storia qua, ragazzi, mi sono rotti il c***o di sta cosa qua. Tanto è vero che l'avevo già firmata. Allora non devi alzare il c***o, tu chiami il tuo dirigente e gli dici voglio i documenti qua. A Sant'Ambrogio il dirigente te li porta. L'avrebbe firmato ieri sera, l'avreste approvato senza problemi, perché mi sembra che questa è la buona volontà. Se è una cosa che devo fare io, Edoardo, la faccio in 3 minuti, io in 3 minuti risolvo tutti i problemi. Sono arrabbiato, credimi, per questa storia. Sono veramente arrabbiato e capisco il tuo sogo perfettamente. Io ti chiedo solo una cosa, domani ci vediamo, parliamo con la c***a e questa cosa la chiudiamo senza lasciare nessun tipo di né morti né feriti. Guarda, io se ti ricordo mai detto, io sono stato in giunta perché c'era la campagna elettorale, va bene. La prima pratica che doveva andare dopo la campagna elettorale era la mia. La prima. Questo è quello che mi tiene in contatto con... Voglio fare la cosa tipo magica. San Luca la spara il colpo. Ti rispondevo. Tu da sbarco qua. Di suoi. Ok. Adesso, 10 minuti non rispondi più. Non è solo conquista. Ho capito che ti sto mettendo. Io devo metterti in lagra. Uno da intra, tu da intra. Un'altra se è cosa non ti ha detto. Non ti è calamente, devo un bavolo, su bavolo, fa così. Ma che tolgo il mio di bucanza da dentro. Troppo storia. Luca lasci un umita. E te su te non lo lasci. Sì, magari pensando un po' cosa vuole scuro, se vogliamo fare un c***o qualche pelle di pelle.